Buonasera Matteo. Buonasera. Complimenti per la vittoria e soprattutto complimenti per la tua rete, è arrivata dopo tantissimo tempo e soprattutto dopo un lungo periodo che ti ha costretto a guardare gli altri a bordo campo. Cosa provi? Provo un'emozione veramente grande perché, come dici te, era da tanto che non segnavo, che non giocavo anche. L'anno scorso è stato un anno per me brutto da dimenticare. Però comunque ho cercato di prendere il lato positivo dell'anno scorso, di continuare a lavorare nonostante le difficoltà, e questo è il frutto del lavoro che ho fatto l'anno scorso quando sono rientrato in ritiro. Quindi veramente un'emozione grande ritornare al gol, ritornare a vincere ed esultare tutti assieme qui in casa. Avete battuto una grande squadra, il Modena. Qual è la sintesi di questa partita da parte tua? Beh, sicuramente abbiamo fatto una grande partita, abbiamo sempre avuto la palla, siamo sempre stati propositivi, siamo sempre andati in avanti. Non è facile contro una squadra che si chiude, lo sappiamo, però siamo stati bravi nel continuare a spingere sempre, anche dopo il pareggio loro, continuare comunque a creare occasioni, finché poi è arrivato il gol, quindi ci facciamo i complimenti perché veramente è stata una partita non facile, soprattutto mentalmente, per affrontare una squadra così, e quindi veramente complimenti a tutti. Grazie. Grazie. Ciao Matteo, sei sempre stato giocatore da i mezzi tecnici e fisici incredibili. A volte secondo me ti è mancata un po' di convinzione in te stesso nel momento decisivo, negli ultimi 16 metri. Hai fatto sempre delle cose importanti, però secondo me avresti potuto ottenere di più. Credi che dopo questo passaggio a vuoto dell'anno scorso, in virtù dei tuoi problemi fisici, oggi sei entrato con una determinazione veramente importante che ti ha portato a fare la differenza, ma non solo nel gol, anche in altre due o tre situazioni che hanno portato il Sutilo vicino al vantaggio. Certo, grazie. Ci possa essere questo salto di qualità per fare veramente un ulteriore salto? Sì, sicuramente, come dicevi bene te, è il mio, diciamo, punto debole, comunque il punto dove devo crescere di più, di comunque crederci di più, essere magari un po' più cattivo, essere, come dici te, più determinante negli ultimi 16 metri. È quello che magari negli anni scorsi non sono mai riuscito a tirare fuori, è quello che sto cercando comunque ogni anno di tirare fuori. In questa partita qua si è visto, e cioè, questa partita qua deve essere anche per me un esempio di quello che posso fare, cioè, nel senso, vista come è andata questa partita qua, so che ho queste caratteristiche qua, però magari su tante partite non le tiro fuori, quindi magari cercare di tirarle più fuori nell'arco del campionato mi aiutano. Esatto, sicuramente sì, è un punto dove devo lavorare molto, è vero. Sì, prima il mister Valletta ha detto che ti vede proprio in quel ruolo lì, più esterno che dentro il campo, che poi nel modo in cui giocate è un ruolo anche un po' nuovo per te, no? Che hai giocato in 4-4-2, hai giocato da attaccante, che 4-3-3 è il fattore esterno. Come vedi questo ruolo, fare tutta la fascia, un ruolo nuovo per te? Certo, sì, sicuramente un ruolo nuovo, un ruolo dove mi metto a disposizione della squadra. È un ruolo dove comunque ci confrontiamo ogni giorno col mister, cioè mi confronto ogni giorno col mister, perché comunque è un ruolo che devo imparare, non l'ho, diciamo, mai fatto, perché comunque, come dici te, l'esterno magari è una cosa diversa rispetto al quinto, però secondo me poi a un certo punto si arriva a un punto che non ci sono più ruoli, cioè nel senso si cerca di far valere le proprie caratteristiche in qualsiasi posizione poi mette il mister. È vero che è un ruolo diverso, ci metterò magari un po' a prendere, diciamo, questa capacità di lavorare in quel ruolo lì, però sto lavorando bene, il mister mi sta dando una mano, anche i miei compagni mi stanno aiutando, quindi sono contento di crearmi, diciamo, questo anche ruolo nuovo all'interno della squadra. Il tuo futuro lo vedi comunque qua? Sì, qui sto bene, sicuramente è una società con progetti ambiziosi, è una società che si lavora bene, quindi Non c'è motivo di vedermi al di fuori di qua. Bisogna migliorare tutti i giorni, bisogna cercare di fare grandi cose, e poi sì, il futuro non si sa quale sarà, però al momento sto bene qui.